cuore con sette piccoli pugnali, e questo è il simbolo dell'associazione devoti Nostra Signora dei Sette Dolori, la stessa immagine impressa nei medaglioni che portavano al collo i suoi componenti che hanno accompagnato il simulacro della Madonna sabato 17 settembre durante la processione lungo la via Ferdinando I. L'associazione, infatti, insieme alla parrocchia di San Marco Evangelista, si occupa della festa che viene celebrata in parrocchia, nuovamente dopo la pausa a causa della situazione sanitaria degli ultimi anni, con un corteo seguito da numerosi fedeli. Sono stati 2 anni bloccati, è stato veramente un dolore. Oggi finalmente riportiamo Maria per le strade del nostro quartiere e speriamo che questo serva anche a scuotere un pochino la gente che ha paura e ancora non vuole uscire. Però noi ci stiamo provando, ce la mettiamo tutta, la Madonna sicuramente sa cosa fare, sa come richiamare i suoi figli in parrocchia e nell'amore vicendevole tra i fratelli. Una devozione che è cresciuta sempre più negli anni in parrocchia. Questa devozione è nata 16 anni fa a Siviglia e abbiamo iniziato con un gemellaggio con la Real Maestranza nel 2005 a Siviglia con la Madonna del Rosario. E da lì ci siamo praticamente, quelli che eravamo presenti, eravamo 18, ci siamo innamorate delle statue che sono in Spagna perché veramente ti aprono il cuore e quindi abbiamo deciso di acquistare una statua della Madonna. Non abbiamo chiesto niente a nessuno, ci siamo autotassati e poi sono intervenuti altri soci. Siamo in tutto 32 soci fondatori, che però poi si sono aggiunti quelli della parrocchia, perché qua molti si sono iscritti nella parrocchia San Marco e anche fuori parrocchia, devo dire. È un'associazione che come obiettivo ha soltanto la preghiera e la carità. La preghiera la facciamo nel nostro piccolo senza tanti fronzoli, diciamo, nella semplicità di un rosario. Il venerdì pomeriggio c'è il rosario dei sette dolori e una volta al mese ci riuniamo, la nostra guida spirituale è Padre Antonio, e cerchiamo di andare avanti con la formazione spirituale perché è importante, perché non è che a Caltanissetta avevamo bisogno di una statua in più per pregare. Il nostro obiettivo era proprio stimolare la gente a crescere spiritualmente e piano piano ci stiamo riuscendo.